Sì, noi riteniamo che in questa situazione di emergenza, sia per questioni internazionali ma anche riguardo alla situazione politica italiana, sia necessario cercare di creare occasioni di confronto tra le principali culture che sono presenti in Italia, cioè la cultura cattolica, quella liberale e quella riformista. E abbiamo pertanto fatto questo incontro invitando alcuni rappresentanti di alcune fondazioni bresciane che rappresentano queste aree culturali. Tutto questo perché per risolvere le grandi problematiche che ci attendono noi riteniamo che il primo passaggio, il primo tassello sia quello di lavorare per rigenerare la democrazia, diffondendo quindi il bene comune e la responsabilità sociale nei cittadini per una partecipazione più consapevole. Non c'è dubbio che va rigenerata la democrazia attraverso qui da noi un rapporto migliore tra elettori ed eletti. Gli elettori, insomma, devono sentirsi più padroni nelle scelte decisive, a partire dalle persone alle quali affidano la responsabilità di rappresentare i progetti, i bisogni, gli interessi di tutti. Ma certo, forse la preoccupazione più grande è l'incapacità politica dell'Europa di assumere posizioni, di fare scelte che siano democraticamente condivise da tutti i cittadini europei. La difficoltà delle forze di governo internazionali di assumere decisioni che, valendo per tutti i cittadini europei, siano però condivise dagli europei, appare oggi a me la più grande delle preoccupazioni. Sotto questo profilo, insomma, la scelta di avere premesso l'unità monetaria alla unità politica evidenzia oggi il principale dei difetti della costruzione dell'euro. I mercati hanno determinato una crisi finanziaria gravissima a partire dal 2008. Ad oggi questa crisi, nonostante forti impegni da parte degli Stati sotto il profilo di erogazioni finanziarie ed economiche al sistema bancario, non si è risolta. Il mercato non è in grado di farsi carico del bene comune. Serve la mediazione della politica, ma la mediazione della politica in questi anni non è stata all'altezza dei problemi e oggi noi continuiamo a pagare una situazione recessiva di crisi e di difficoltà molto seria. Mi auguro che con lo sforzo di tutti, il rilancio dei partiti, il rilancio della cultura, questa fase qui possa essere superata. Dobbiamo essere però consci che i partiti da soli non ce la fanno. In passato sono stati uno snodo nel collegamento fra società e finanza, oggi questo non è possibile, bisogna che la cultura si impegni come mai è stato fatto nel passato perché le coscienze vengano formate.